Cronaca con la tragedia alla stazione di Montesilvano. Lutto cittadino in città per la morte di una donna di 40 anni e della figlioletta di 10 anni, investita ed uccisa ieri pomeriggio da un treno nei pressi della stazione ferroviaria. Lo fa sapere il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. La triste e sconvolgente notizia dell'incidente verificatosi nel pomeriggio presso la stazione di Montesilvano, dove hanno perso tragicamente la vita una donna e una bambina, presumibilmente madre e figlia, scrive il primo cittadino, ci hanno indotto ad annullare i festeggiamenti previsti per oggi 14 giugno. In segno di profondo cordoglio, aggiunge ancora il sindaco, proclameremo il lutto cittadino per esprimere sentita partecipazione al dolore dei familiari e dei conoscenti delle vittime. Madre e figlia ieri pomeriggio sono state viste mentre si avvicinavano ai binari mano nella mano. Stando alle testimonianze e alla dinamica, si tratterebbe di un gesto volontario. Il treno coinvolto è il Frecciarossa 9810 Milano-Pescara. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per mamma e figlia non c'è stato nulla da fare.